Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon venerdì, buon fine settimana e sarà un fine settimana migliore se già oggi e poi domani, dopodomani, lo passerete insieme, almeno mattinata, leggendo la verità e, se non l'avete già preso, da mercoledì anche il settimanale Panorama. I temi del giorno. Oggi la verità valorizza la sua inchiesta. Esclusiva su Renzi e la sua fondazione. Per un verso, e lo fa col direttore Belpietro, ragionando su cosa sia una fondazione culturale e politico-culturale, che deve fare convegni, paper, attività, diciamo, di elaborazione di software politico, è invece quella che rischia di essere una cosa diversa, cioè una specie di cassa del capo. A quale delle due categorie apparterrà? Giuridicamente parlando, la fondazione renziana, ma non solo, con un'ulteriore analisi di China e Rico, la verità si interroga anche sul rapporto, che ovviamente è questione poi difficile da interpretare giuridicamente, però politicamente e anche in termini di opportunità generale, ciascuno può farsi un'idea. Qual è il ragionamento di China e Rico? Il rapporto tra i donatori privati e un certo tipo di attività normativa, di presentazione di emendamenti, eccetera. C'è un rapporto, un post-hoc, propter-hoc tra le due cose? È la domanda che si pone, la verità. Naturalmente, però, il tema principale, e non può essere diversamente ancora, è la crisi sanitaria. Oggi dovrebbe essere la giornata in cui la Campania diventerà zona arancione, nonostante le urla, gli strepiti del governatore De Luca, che in serata ci informa Repubblica, ha con i sindaci disposto alcune zone rosse territorialmente delimitate. Ma come dire, sembra difficile che questo basti a evitare, diciamo, un cambio di qualificazione della regione che palesemente è più nei guai, lo ha riconosciuto lo stesso Luigi Di Maio ieri, che saremmo per dire ha attaccato Di Maio, cioè ha attaccato lo stesso governo che ha qualificato o comunque autorizzato, come dire, la giallitudine della Campania, dicendo Di Maio ci vuole l'esercito, eccetera. Saremmo per dire Di Maio informi Di Maio e i suoi colleghi ministri. Invece Arcuri è stato protagonista di una conferenza stampa fiammeggiante ieri in cui se l'è presa ancora una volta con quelli che stanno sul divano, deve avere qualcosa di personale contro i divani Arcuri, come dire, forte tuttavia del nuovo incarico acquisito sui vaccini. In modo abbastanza surreale invece il governo informa attraverso il ministro Boccia che ci saranno dei Covid hospital provinciali e ce lo dice ieri 12 novembre 2020, cioè saremo pronti per chissà la prossima pandemia. In ogni caso, Arcuri è difeso per inde ac cadaver da Marco Travaglio, che dà di cretino a chiunque, diciamo, non riconosca la brillantezza dell'azione del commissario e del governo. E in tutto questo, Conte che fa? Diciamo, l'Istituto Luce di Palazzo Chigi è impegnato nella corrispondenza con il bimbo Tommaso, che chissà se davvero esiste. E chi sarebbe il bimbo Tommaso? Avete capito bene, Tommaso, non Rocco, bimbo Tommaso, che scrive come un impiegato del catasto, anzi, staremmo per dire come un portavoce di Palazzo Chigi, e scrive una letterina a Giuseppe Conte dicendo: noi in famiglia seguiamo le sue maiuscolo disposizioni. Ma secondo lei si può far avere un'autocertificazione a Babbo Natale per portarci regali? E gli faccio trovare un igienizzante per pulirsi le manine e ripartire? E davanti a questa commovente e soprattutto spontanea, sincera, credibile, realistica lettera del bimbo Tommaso o Rocco, scegliete voi, Giuseppe Conte prende carta e penna e con aria paterna. Gli inglesi direbbero con un frown of paternal concern, con la fronte aggrottata di preoccupazione paterna, fa la carezza ai bimbi, un po' Papa Giovanni, un po' avvocato di Volturara Appula, e dice: ma certo, Babbo Natale ha già un'autocertificazione internazionale, ma tieniti un altro desiderio perché la pandemia la sconfiggeremo noi adulti e voi bimbi.
tornerete a giocare. Direte voi, ma è possibile che, diciamo, l'opinione pubblica venga selvaggiamente presa in giro in questo modo, con storielle di questo tipo raccontate ieri sera dai telegiornali? Sì, è successo anche questo. C'è poi la questione autostrade, con gli arresti domiciliari di cui vi abbiamo parlato nelle ultime 48 ore, e però oggi ci si interroga sui riflessi sulla trattativa tra governo e società autostrade. Qualcuno, Claudio Antonelli, fa tutto un ragionamento su una serie di dirigenti politici, la De Micheli, Enrico Letta, eccetera, che molto si sono occupati di trasporti e hanno avuto rapporti con varie società autostradali in questi anni, mentre Piero Sansonetti, direttore del Riformista, è sentito dal giornale, dice: guardate, attenzione al timing degli arresti perché può essere una forma di pressione sulla trattativa. E infine, il quadro politico generale. Che cosa fa Zingaretti verso le opposizioni? Cerca di disarticolarle? Ragionano la verità e il fatto. Che cosa fa Berlusconi rispetto alla debolezza del governo? Ci ragiona Stefano Folli. Che cosa fanno i 5 Stelle che si apprestano alla loro kermesse? In modo un po' curioso, tengono il segreto perfino sulle votazioni per il gradimento agli speaker che dovranno prendere la parola, mentre neo esegeta grillino Marcello Sorgi sulla stampa ci anticipa che ci sarà un organo collettivo, e questo lo si immaginava, di 5 di 7 persone, ma ci sarà non un primus ma una prima inter pares lady taverna, e a quanto pare sopraelevato un po' meno della taverna ma un po' più degli altri anche il ministro Patuanelli. Questo è il quadro delle cose che dobbiamo cercare di condensare in una mezz'ora. Non sarà facile. La verità: tutti i favori dei renziani a chi versava soldi a Open. Gli inquirenti hanno messo in relazione i finanziamenti di molte imprese, dal gruppo Gavio a Toto, da British American Tobacco a Pizzarotti, e susseguenti provvedimenti legislativi di cui hanno beneficiato. Le sorprese non sono poche, così la verità. Apertura del Fatto, oggi ottimistica, oggi il segnale della Gazzetta, diciamo, contian casaliniana, è che va tutto bene. Se va avanti così, niente lockdown, i contagi frenano. Quindi oggi barometro al bello, secondo Travaglio. Corriere della Sera è decisamente più cauto, anzi ha delle pagine interne estremamente cupe, tra testimonianze obiettivamente orribili da diversi ospedali. Più chiusure nelle città è il titolo d'apertura del quotidiano milanese. Il giornale ha il merito in questo caso di riprendere un tema che è passato in cavalleria: ospedale in fiera, sinistra sbugiardata dopo mesi di linciaggio. I medici dicono: ci sfottevano, ma ora salviamo vite. Vi ricordate tutta la campagna proprio di Travaglio, Bertoleso e le altre battute quando Bertolaso si prese il Covid? Repubblica, Regioni, nuova stretta, battaglia sulla Campania, ed è un titolo fattuale. Le due righe ci danno conto, per un verso, delle tre ordinanze prese dalle regioni del Nord-Est, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e per altro verso della lite in corso sulla Campania, che, lo ripetiamo, oggi potrebbe diventare arancione, ma intanto ha fatto diventare rosse alcune zone territorialmente limitate. E di Campania parla un campano, ministro degli esteri, Di Maio, intervistato sulla stampa, che fa di questa intervista il titolo d'apertura: Di Maio subito nuove zone rosse. Allora, questo è il quadro. Come vetrina della verità, partiamo dalla questione Renzi, e ve l'abbiamo preannunciata sui due lati. Per un verso, la ricerca di Giuseppe Chine e Alessandro Rico, che vi preannunciavamo, sul rapporto tra, diciamo, fondi ed emendamenti, gli aiuti dei renziani ai finanziatori di Open. Tutta la pagina 2 è dedicata a questa analisi. E poi c'è anche un altro pezzettino sulla questua Allotti per andare in Rai, per procacciarsi incontri con questo, con quel dirigente. Queste ultime cose, naturalmente, non si prestano a qualificazioni giuridiche in termini di reati, eccetera, però, diciamo, danno il senso di una RAI come termometro perenne
del potere e del sottopotere. Mentre Maurizio Belpietro ragiona sul punto di fondo, ma una fondazione serve a promuovere idee, mica a saldare i conti. E Belpietro fa degli esempi di fondazioni che, per tanti versi, realisticamente al direttore della Verità non piaceranno per il loro orientamento culturale, quella di Franco Bassanini, quella di Massimo D'Alema, però dice quelle sono attività. Se uno va a vedere i loro siti, c'è un elenco di attività, di paper, di convegni, di conferenze, di ricerche che possono piacere o non piacere, ma è il proprio di una fondazione. E dice Belpietro: non si finanziano iniziative personali del leader, come un viaggio in America in aereo privato per parlare 143 secondi alla cerimonia di commemorazione di John Kennedy. Non si danno carte di credito al cognato del segretario, né si pagano gli autisti del camper per le primarie. Tantomeno si saldano le fatture per il nuovo ufficio fiorentino dell'ex premier in un hotel a 5 stelle. Da quando nel 2014 è stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti, le fondazioni costituiscono uno strumento per far circolare idee, promuovendo attività politica, culturale e formativa, con convegni, riviste, attività di ricerca. Per questo godono di un trattamento particolare, con agevolazioni fiscali e un regime meno vincolato rispetto alle società per azioni e agli enti pubblici. Il loro scopo non è finanziare una corrente e pagare le bollette del capo. Ecco, invece, a leggere le carte si scopre che lo scopo unico di Open non era far circolare idee, ma sostenere la scalata al potere di Renzi, e l'unico evento organizzato era la Leopolda, la kermesse del renzismo. Gli imprenditori facevano la fila per finanziare la fondazione, e lui con quei soldi finanziava la sua corrente, i suoi viaggi, perfino gli attivisti che lavoravano ai suoi social. Così Maurizio Belpietro. E queste due pagine, ripeto, comunque la pensiate su Renzi e comunque la pensiate sulle caratteristiche dell'inchiesta, aprono, diciamo, uno squarcio sulle abitudini e le attitudini di un leader politico e del suo, come lo vogliamo chiamare, del suo nocciolo etrusco. Passiamo alle questioni sanitarie. Allora, ci sono almeno tre cose che vi suggerisco immediatamente dalla Verità. Per un verso, e questo è decisivo per capire che cosa si è fatto nelle tre regioni del Nord-Est, ne abbiamo parlato nelle ultime 48 ore, le ordinanze fatte anche sotto la pressione dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto i governatori abbiano cercato di, diciamo, di non valorizzare troppo l'importanza di quella spinta, le ordinanze fatte in fretta e furia da Bonaccini, Zaia, Fedriga, e ne scrive Carlo Tarallo: meno liberi in Veneto, Emilia e Friuli, pure le zone gialle hanno una FIFA blu. Perché poi tutte queste restrizioni, perfino rispetto al passeggio in centro, rispetto ai centri commerciali, eccetera, non è detto che, diciamo, evitino un declassamento ulteriore. E sempre Tarallo, nella metà inferiore della pagina, ci anticipa quello che è stato reso noto ieri da un video, e poi ve lo preannunciavamo oggi. Di Maio ripete gli stessi concetti, intervistato sulla stampa. Di Maio vuole sigillare la campagna. Mentre Giorgio Gandola, pezzo assolutamente da leggere, ragiona sulla strana, come lo vogliamo chiamare, doppio standard, che riguarda le discoteche della Sardegna. Allora, c'è stata tutta una polemica nelle ultime 36 ore, ma vorremmo dire negli ultimi 36 giorni, sulle discoteche in Sardegna, i contagiati, eccetera. Ieri, peraltro, il governatore Solinas ha potuto segnare un punto a suo favore, perché è venuto fuori che c'era stato un parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale. Ma dicevamo, Gandola si concentra sul doppio standard: caccia all'untore, colpisce le discoteche sarde della destra smeralda, la chiama così. Dice Gandola: ma invece non si parla della Versilia, oppure, altro lato, spostandoci sull'Adriatico, della Romagna. Lì, diciamo, le discoteche potevano essere, peraltro, molto più grandi per dimensioni, eccetera, rispetto alle discoteche sarde. Lì problemi non ce ne sono stati. Spostiamoci sul Corriere della Sera, ma restiamo sulle questioni sanitarie. È Monica Guerzoni, il pezzo è siglato, ma dovrebbe essere lei l'autrice del pezzo, se intuiamo bene. Sottolinea due aspetti: questa storia dei Covid hotel in ogni provincia, annunciata ieri,
mio parere, in grave ritardo, e poi la lite tra il governo e De Luca, con De Luca che si affretta a fare una serie di zone rosse territoriali, ma non è detto che questo gli risparmi il passaggio di colore da giallo ad arancione. È la stessa tesi che Emanuele Lauria e Concita Sannino esplicitano a pagina 2 di Repubblica. Campania bocciata, De Luca litiga col governo, poi accetta le zone rosse territoriali. Vedremo gli sviluppi. Il Corriere della Sera, pagina 3, ha anche tutto uno specchietto, una grafica, come fa spesso il quotidiano di Via Solferino, in cui esplicita le limitazioni che sono state decise in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Sulla Campania è molto duro, ma a me pare giustamente duro, Nicola Porro che firma l'editoriale sulla prima del giornale, i video shock e le colpe di De Luca e soci. Porro parte dalla scioccante immagine, lo scioccante video del paziente morto, trovato morto nel bagno del Cardarelli, e dice: non sarebbe corretto raccontare il tutto con l'esperienza del poco, ma in questo caso, scrive Porro, ci troviamo nella regione in cui il suo presidente ha detto che avrebbe usato il lanciafiamme. A marzo faceva il fenomeno sulla tenuta regionale, in estate se l'è presa con i villeggianti e proclamava la chiusura delle frontiere. Solo poche settimane fa esibiva la lastra dei polmoni di un giovane trentenne per épater le bourgeois. Ebbene, quel presidente avrebbe dovuto organizzare la sua sanità regionale, invece sembra che abbia organizzato la sua sceneggiata televisiva. E dunque, quel poco che è tanto delle clip televisive testimoniano il collasso della sanità campana, nonostante gli sforzi di chi ci lavora. Queste considerazioni generali ci portano però a queste considerazioni locali ci portano però a due riflessioni più generali. La prima riguarda il fatto che la Campania, con un'organizzazione sanitaria decisamente peggiore di quella lombarda, si trova con un grado di libertà, i famosi colori, 2 volte migliore che a Milano. Il motivo per il quale il governo non provveda è misterioso. Se davvero la prudenza di Roma deriva dal fatto che si temono a Napoli quelle rivolte che al nord ancora non ci sono, beh, allora viviamo davvero nel paese di Pulcinella. Non è accettabile l'idea che gli interessi della malavita siano più temuti di quelli dei ristoratori. E a me pare che queste considerazioni di assoluto buonsenso e di assoluta ragionevolezza andrebbero, diciamo, discusse più ampiamente sui media, ma invece diversi altri giornali e in molti studi televisivi si dà, diciamo, per normale una situazione in cui nel primo minuto di trasmissione si mostrano le persone buttate nelle ambulanze fuori dagli ospedali di Napoli, e poi nel secondo minuto di trasmissione, con naturalezza, si dice che la Campania è zona gialla. Mi pare faccia molto bene Porro a evidenziare la discrasia. Chi invece, diciamo, rivendica orgogliosamente tutto è Arcuri. Oggi, qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete echi della sua conferenza di ieri. Bel titolo quello del Tempo, a pagina 3: Padre Arcuri fa l'offeso. L'omelia da prete del commissario, è Tommaso Carta che scrive, e reagisce alle critiche. Disonesto chi commenta dai divani, ci dà anche le pagelle morali. Di Conte e della sua corrispondenza con i bimbi abbiamo già detto, e allora è venuto il momento di passare alla parte, diciamo, politica della giornata. Oggi trovate sulla Verità un pezzo sui comportamenti del PD e di Zingaretti. Primo segnale, ormai 2 settimane fa, in un intervento su Repubblica in cui aveva detto il governo parli con le opposizioni. Stesso concetto aveva ripetuto l'altro ieri, poi indirizzandosi specificamente a Silvio Berlusconi, dice: beh, è una buona cosa scrivere insieme la manovra. Ieri è tornato sul tema il capogruppo al Senato del PD Marcucci, lo stesso che una settimana fa era invece stato sferzante con molti ministri del governo. E avanzano, ne scrive La Verità, ma ne scrivono diversi giornali, anche ipotesi un po' stravaganti. Chi parla di una bicameralina, però a quel punto poi non si capisce a che cosa servirebbero le commissioni ordinarie, cioè la manovra dove la mandi? Alle commissioni bilancio di Camera e Senato o alla bicameralina da istituire? Oppure altre ipotesi che ieri sembrava
ancora più in auge l'idea di quella che è stata ribattezzata nei transatlantici della Camera e del Senato la Super Capigruppo, cioè una specie di conferenza di capigruppo congiunta tra Camera e Senato che dovrebbe essere istituita con accordo di FICO e della Casellati e delle forze politiche, dove i capigruppo, pur permanendo una distinzione tra maggioranza e opposizione, senza sacrificare il lavoro delle commissioni ordinarie, avrebbero un confronto, diciamo, sull'agenda con il governo. Però, diciamo, al di là delle forme, resta il punto di sostanza. Ma poi le proposte dell'opposizione, il governo le considera sì o no? O con la manovra assisteremo alla solita cosa che conosciamo da anni, cioè che sì, ok, il governo presenta una prima versione della manovra, ma poi all'ultimo momento, attorno dopo il ponte dell'Immacolata, dopo l'8 o il 9 dicembre, presenta un maxi emendamento, zac, frusta della fiducia e il Parlamento deve approvare prima in un ramo e poi nell'altro. Su tutto questo ragiona la verità, se volete un punto di vista diverso, ma sul medesimo tema. Anche il fatto a pagina 10, Wanda Marra, dalla RAI all'inciucio con B, l'OPA di Zinga sui giallorosa. A onor del vero va detto che Forza Italia è sembrata molto più sensibile di Salvini e Meloni a questa proposta. Ieri la capogruppo al Senato di Forza Italia ha detto subito sì a questa ipotesi della conferenza dei capigruppo congiunta, pur aggiungendo che il confronto deve essere sostanziale, non formale, mentre la Meloni, che ha presentato delle sue proposte, e Salvini, che le aveva presentate già il giorno prima, hanno detto: ma noi però presentiamo le nostre proposte in commissione e in aula e il governo ci risponda. Di Travaglio, che difende il governo e dà di cretino a chiunque lo attacchi, vi abbiamo già detto. Troviamo invece curioso, scusate se prendo un minuto su questo, ma la scarsa attenzione dei media mostra una qualche sconnessione dalla realtà concreta delle piccolissime imprese che non a caso non è che abbiano grandi spazi nelle pagine dei giornali. Oggi è il 13 novembre mattina, fra 3 giorni esatti, il 16 novembre è una data luttuosa per le partite IVA, arriva l'IVA trimestrale pesantissima, ma al termine di un trimestre terremotato. Per ora, diciamo, sono state previste delle esenzioni mirate per palestre e piscine, delle esenzioni per il commercio al dettaglio delle zone rosse, delle esenzioni per i ristoratori delle zone arancioni, ma il problema è assolutamente più generale. Anche uno che sta nella zona gialla, un commerciante, una partita IVA, un professionista, è molto, molto, molto improbabile che abbia tutta la liquidità per fare fronte all'impegno del 16. Se non farà fronte, rischia di beccarsi l'anno nuovo le sanzioni, e se per caso, cosa a mio parere frequentissima, una persona anche in totale buona fede ha accumulato 2 o 3 rate non pagate, nel 20 rischia di avere un 21 devastante, con le tasse del 21, l'arretrato del 20, le sanzioni, è una specie di jackpot che rischia di far saltare famiglie e imprese. Però, diciamo, il tema sembra non interessare particolarmente. Quanto al Movimento 5 Stelle, allora oggi abbiamo due o tre cose da segnalare, tre per l'esattezza. Qualunque giornale sceglierete di prendere, ho sotto gli occhi il Tempo, parla di questa curiosità: 5 Stelle nasconde i voti ai leader. Non si tratta di voto per gli organi per il momento, ma del voto su chi volete che parli alla convention. È stato reso noto un elenco, ci sono tutti, Di Battista, eccetera, ma non si capisce, diciamo, con quale, chiamiamolo così, indice di gradimento. Su Repubblica, Annalisa Cuzzocrea parla di un patto dei big per isolare Di Battista e chiude così: quanto ormai ci lavori perfino Di Maio è dimostrato dal fatto che l'ex capopolitico Di Maio tenterà di metterlo al sicuro col suo discorso di domenica, parlerà di responsabilità, prometterà che alle prossime politiche il movimento correrà da solo col proporzionale, inviterà i rivoltosi a dire come fare le cose, non solo a snocciolare desiderata. La verità, rivela chi è vicino a Raggi e Di Battista, è che sperano tutti che la sindaca sia condannata in appello il prossimo 26 novembre.
Questo consentirebbe loro di chiederle di farsi da parte, dando il via al patto più importante col PD, quello per la capitale. E questo è il non detto. Mentre il detto, e lo spiega Cuzzo Crea nelle colonne precedenti, è che quasi certamente passerà l'organo collegiale e non il capo politico sindaco, singolo, mentre non va ai voti la questione del doppio mandato da superare. Ufficialmente, perché tutti dicono è una regola ferrea, non si tocca, eccetera. In realtà, spiega Cuzzo Crea, e credo che abbia molto ragione la giornalista di Repubblica in questo caso, a dire perché tutti hanno la riserva mentale di creare il fatto compiuto e all'ultimo momento della legislatura superarlo de facto. E annota la Cuzzo Crea, già Cancelleri, attuale viceministro, che ha già fatto ampiamente due mandati, già preannuncia di candidarsi la prossima volta a presidente della regione Sicilia. Mentre abbiamo un nuovo esegeta delle cose interne grilline, ed è Marcello Sorgi sulla stampa, che anticipa come sarà fatto questo organo, un organo collegiale di 5-7 persone, ma una donna, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, alla guida del movimento, un gradino sotto di lei, ma in realtà al suo fianco, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, attorno a loro un organo collegiale di 5-7 persone, di cui sostanzialmente i due saranno portavoce. Sarà fatta la Taverna spokesperson, come adesso si dice, diciamo, in omaggio a un linguaggio neutro, e va bene, sarà, come dire, ci offrirà delle serate televisive imperdibili. Invece Stefano Folli ragiona su la debolezza del governo e come Berlusconi si ponga rispetto a questa situazione. Siamo nella pagina dei commenti di Repubblica. Berlusconi gioca sul governo debole. Vediamo due parti del ragionamento di Folli. L'assetto nato nell'estate del 19 con la crisi del Papete è alquanto logoro e senza il Covid sarebbe probabilmente già naufragato. Le due ondate del virus hanno alterato la dinamica politica e frenato l'insofferenza del PD nei confronti di un socio di maggioranza oggi più debole del 2018 quando vinse le elezioni, ma ancora piuttosto abile nel conservare il potere e sfruttarne i vantaggi. Vari indizi sembrano indicare che l'abilità del Presidente del Consiglio nel mantenersi in equilibrio tra PD e 5 Stelle non è più sufficiente. Attenzione a questo passaggio. È vero che siamo ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria, ma tutti sperano di superarla entro qualche settimana. A quel punto si capirà meglio se Conte è in grado di continuare con la sua coalizione ingessata fino al semestre bianco, luglio 21, ovvero se dovrà passare la mano o almeno accettare un significativo ricambio dei ministri. Di sicuro da qui ad allora servirebbe un colpo d'ala di cui non si vede traccia, in quanto l'esecutivo sembra prigioniero della logica dell'emergenza. E vediamo come in questo contesto si inserisce il testo della azione di Berlusconi. Chi si sta già muovendo con antico senso tattico è Berlusconi. È spinto senza dubbio da un interesse aziendale, proteggere Mediaset dalle mire della francese Vivendi, e qui Conte gli ha dato una mano. Tuttavia sarebbe riduttivo ricavarne che Forza Italia è pronta a correre senz'altro in soccorso al governo e puntellarlo al Senato. È vero semmai il contrario, Berlusconi ha visto la debolezza della maggioranza e si è affrettata a ottenere qualcosa che in altre circostanze non avrebbe avuto. D'ora in poi si terrà fedele a questa linea, strappare il massimo, così da proteggere l'azienda, e lasciare che il governo si logori fino al momento in cui si aprirà l'eventuale crisi. A qual punto si farà trovare pronto per giocare un ruolo nel nuovo quadro. Così l'analisi di Stefano Folli. Resta il tempo per una questione che abbiamo un po' sacrificato, ma la recuperiamo in conclusione, che è la questione autostrade, su cui abbiamo due segnalazioni. Una è di un direttore di giornale riformista che però oggi è intervistato da un altro quotidiano, Piero Sansonetti, che è sentito sul giornale e solleva un dubbio su tutto il timing di questi arresti. Dice, ma guardate che avranno l'effetto oggettivo con questa tempistica di incidere sulla trattativa tra governo, ASPI, Atlantia, diciamo introducendo un elemento di pressione fortissima sull'attuale concessionario. Mentre Claudio Antonelli ragiona su un altro aspetto assai significativo, quella che chiama con efficace ironia
la sinistra autostradale in testa coda. E le foto di Enrico Letta e Paola De Micheli fanno capire di chi si tratta. Infatti, la seconda riga del titolo esplicita: imbarazzo di De Micheli e Letta Boys. Gelo sulla parte del PD più vicina ai Benetton. L'inchiesta può ribaltare le sorti della trattativa tra Atlantia e CDP. E nelle carte l'ex AD svela incontro con il ministro per un incarico in Alitalia e Patuanelli tace. E capite che a questo punto si apre anche il giallo. Chi ha incontrato Castellucci in un momento così delicato? È stato Patuanelli, è stata la De Micheli, è stato il ministro dello sviluppo, è stata la ministra dei trasporti. È tutte cose che spiega Antonelli anche ripercorrendo, diciamo, alcuni passaggi che curiosamente, diciamo, vengono sbianchettati nella enciclopedia sovietica permanente a puntate, no? Dei grandi quotidiani italiani, la società Autostrade, finanziatrice a lungo dell'allora think tank di Enrico Letta, Vedrò, che poi è stata chiusa nel 2013, figure impegnate per Aspi e che poi sono state contigue interne a governi, Letta che entra nel CDA di Abertis e ne esce poco prima che il gruppo Benetton lanci l'OPA sulla società spagnola. Insomma, beh, una serie di cose che Antonelli ha il merito di richiamare, e anche qui naturalmente non c'è nessun profilo rilevante dal punto di vista giudiziario, ma c'è invece un profilo rilevantissimo dal punto di vista dell'opportunità politica. E diciamo, questo pezzo di Antonelli è un tom-tom, un navigatore che vi guida nelle strade contorte, nel dedalo di strade del potere italiano. Allora, il nostro tempo per oggi è finito. Questa sera alle 19, a meno di fatti straordinari, non ci sarò per concomitanti impegni televisivi e ancora la bilocazione è qualcosa per la quale ci stiamo attrezzando. Nel weekend, questa piccola rubrica fa 2 giorni di pausa, come sapete, ci ritroveremo lunedì alle 7. Però invece vi prego assolutamente di non mancare l'appuntamento in edicola sabato e domenica con la verità. O se non passate in edicola, di considerare le offerte nell'edicola sempre aperta di laverita.info, dove ci sono nuove offerte assolutamente, io credo, vantaggiose, prezzi veramente molto accessibili, con i quali si può avere la possibilità di avere dalle 2 di notte lo sfogliatore, quindi il quotidiano del mattino successivo, l'accesso agli archivi, ai contenuti esclusivi digitali. Questa piccola rubrica è accolta con tanta benevolenza da tanti di voi. Ieri abbiamo avuto i soliti 4.000 abbondanti amici su Twitter, ma 57.000 visualizzazioni su Facebook sono numeri quasi da network radiofonico nazionale per un appuntamento a quest'ora e fruibile solo sui social. Vi sono e vi siamo particolarmente grati. Se volete in qualche misura compensare questo servizio che vi ho offerto in modo gratuito, il modo migliore per farlo è recarvi in edicola a prendere la verità. Se poi nel tragitto passate anche in libreria a prendere Icrazia, sono cose graditissimo. Scherzo e chiudo con questo orribile conflitto di interessi. Buon venerdì e buon fine settimana a tutti.